appuntamento del TG di Eco. Apriamo con l'allerta meteo. Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre 2 miliardi. Il servizio è di Alessia Conte. È prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo per l'autonoma sistemazione di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino ad un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati, ha riferito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci nella sua informativa urgente alla Camera sull'alluvione in Emilia-Romagna. Gli eventi hanno interessato zone limitrofe delle regioni Marche e Toscana. Musumeci ha anche fatto riferimento al provvedimento sulla sospensione dei mutui per i cittadini delle zone colpite e le spese per i funerali. Voltiamo pagina, Covid, Matteo Bassetti sulla nuova variante. Ascoltiamolo con Beatrice Manocchio. La Cina ha fatto sapere che la nuova variante del Covid, la XBB, è simile all'Omicron ma più contagiosa. Per questo l'allerta lanciata è che a giugno si potrebbe assistere ad un picco di contagi, con circa 65 milioni di casi a settimana. Questi numeri però non convincono il primario Matteo Bassetti, che avrebbe parlato di una boutade della Cina. L'esperto ha poi aggiunto che serve un nuovo piano pandemico, evidenziando l'importanza di continuare con la ricerca, pensando già a farmaci e nuovi vaccini. Brutta sorpresa il voto negativo in Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo sulla proposta di ripristino della natura. Ascoltiamo l'eurodeputato Dino Giarrusso. Il settore agricolo è giusto che proceda, che cresca nel rispetto assoluto della natura, che gli errori fatti in passato, perché l'agricoltura intensiva ha una vita relativamente recente, non è una cosa, mentre l'agricoltura accompagna l'uomo da migliaia di anni, l'agricoltura intensiva è relativamente recente e si è visto che se si esagera nell'uso di determinati pesticidi, nell'uso, insomma, nello sfruttamento eccessivo del suolo, eccetera, ci sono delle conseguenze negative. Italia seconda in Europa per consumo da rinnovabili, è quanto emerge dal rapporto ISPRA. Ce ne parla Vanessa Zagaglia. È l'Italia a piazzarsi in seconda posizione dopo la Svezia sul fronte delle rinnovabili nella classifica dei principali paesi europei in termini di consumo interno lordo. Nello specifico, la quota nazionale di energia rinnovabile rispetto al consumo interno lordo è pari al 19,4% nel 2021, di contro ad una media europea che si assesta al 17,7%. Questo è quanto è emerso dall'edizione 2023 del rapporto ISPRA sugli indicatori di efficienza energetica e decarbonizzazione in Italia e in Europa. Ancora impellente, tuttavia, è la necessità di velocizzare l'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030. Nel 2022 sono stati poco più di 3 gigawatt aggiunti contro i 10 che dovrebbero essere aggiunti annualmente per rispettare gli standard europei. E per oggi è tutto, siamo in chiusura, vi invitiamo a restare aggiornati sui nostri canali social o sul nostro sito internet www.eco.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.